Si scrive crowdfunding, si legge colletta solidale. A Napoli e in campagna la piattaforma internet più impegnata nell'ambito del crowdfunding, e cioè nel trovare e convogliare i finanziamenti utili a dar vita a progetti e iniziative con finalità sociali, è Buona Causa. Uno dei responsabili è Giuseppe Lauro che ci ha spiegato quanti progetti Buona Causa ha già avviato e che tipo di iniziative sono state finanziate grazie alla solidarietà di tante persone. Ci sono circa 300 progetti attivi al momento sulla piattaforma, quindi in realtà più che avviati. Ci sono persone che cercano di aiutare altre persone bisognose, una ad esempio in particolare che noi abbiamo chiamato un po' il miracolo di Natale, è una causa che ha raccolto più di 30.000 euro, avviata da un fumettista della Disney che voleva aiutare questa amica in difficoltà, praticamente era ammalata, e uh, aveva bisogno di aiuti, il marito l'aveva abbandonata, aveva, ha un bambino e in pratica a Natale uh, lui ci contattò, lui aveva avviato la causa da una decina di giorni, lui ci contattò felicissimo a dire uh, vedo che a, siamo a 20.000, siamo a 25.000, siamo a 30.000, cioè praticamente in una decina di giorni si era arrivati a cifre che lui non aveva neanche potuto immaginare. Questa mattina Buona Causa, che si può trovare su internet su www.buonacausa.org, ha siglato un'intesa con il gruppo di imprese sociali Gesco, diretto da Sergio D'Angelo. Ci sono vari modi per affrontare le difficoltà di una comunità e soprattutto ci sono vari modi per misurare il tasso di civiltà di una comunità. E la partecipazione e il coinvolgimento vero dei cittadini, l'intraprendenza dei cittadini nel ricercare... Soluzioni alla complessità dei problemi mi sembra diciamo, un elemento assolutamente indicativo.